parliamo di Dogman di Luc Besson. Dimenticatevi subito Nikita, cioè il passato è passato, quel Luc Besson è passato, Detto ciò non vuol dire che non possiamo goderci, dopo un inciampo e un altro inciampo così, non possiamo goderci un nuovo Luc Besson che comunque funziona. Per me, mi è venuto un po' da dirlo, Luc Besson is back, è riuscito a emozionarmi. Racconta la storia di un uomo, anzi di un bambino, che vive in una famiglia di pazzoidi e il padre, per punirlo, si vede anche nel trailer, lo butta dentro alla gabbia dei cani, i cani da combattimento, i cani che lui maltratta, i cani, un padre pazzoide. E quindi fondamentalmente è un ragazzino che dovrebbe essere disturbato, che dovrebbe avere dei problemi, eccetera. In realtà quello che viene fuori è una cosa molto carina, che è il supereroe. Cioè Dogman è un supereroe moderno, vero e proprio, anche se all'inizio non sembra. All'inizio lui sembra un reietto, un rifiuto della società. Ma prima di continuare, ci tengo particolarmente, perché quando ho visto questa edizione ho detto ma wow, che bella edizione quella di PlayOn dedicata a Dogman, perché è tutta sberluccicosa, ha dei bellissimi colori e mi sembra anche molto figa la grafica. Ve la faccio vedere, questo è il 4K contenente anche il Blu-ray. Questa è una pubblicità praticamente, c'è anche il librettino e addirittura la cartolina, quindi potete mandarla a vostra nonna e dirgli: nonna, guarda, ho visto... No, questa non la mandate perché ve la tenete, perché è figa. Molto carino, perché lui qua è in tenuta uomo e qua è in tenuta donna, perché diventerà una drag queen a un certo punto. Allora, che cosa mi è piaciuto? Che fondamentalmente il film, rispetto magari appunto a Nikita, che è un film molto più crudo, duro, questa è una fiaba, anche se lo era un po' anche Nikita, ma questa è proprio una fiaba, è proprio come se fosse un racconto alla Batman di un eroe che all'inizio non sembra un eroe, ma poi lo diventa, perché lui appunto, grazie al fatto di essere cresciuto con i cani e averli amati così tanto, è in grado di comunicare con loro in un modo pazzesco, e quindi questo diventa una sorta di superpotere per lui e gli permetterà di fare delle cose. Non vado oltre perché vi ho già detto tanto. Quello che vi posso dire è che il film non è un film eccezionale, anche se veramente ha una bella regia in tantissimi momenti, funziona, è solido, la storia è solida e sono molto belli i dialoghi, quindi bisogna dare merito a Luc Besson di aver fatto comunque un film di grande qualità. Belli dialoghi, belli i momenti di canto e di arte. È un film dove si celebra anche l'arte, dove si celebra l'arte canora, l'arte dello spettacolo. C'è una bellissima colonna sonora con canzoni molto famose, ma ecco, forse a fargli fare quello scatto in più al film è proprio l'interpretazione di Caleb Landry Jones, questo protagonista, che è veramente bravissimo, ragazzi. Mi ha veramente toccato il cuore, ha creato un personaggio. Desidero tantissimo che esista veramente, anche se so che non esiste, sento che da qualche parte c'è, e sento che dentro di lui qualcosa c'è di questo personaggio, perché è veramente interpretato col cuore e con una grandissima passione e potenza. È un personaggio veramente bello, mi ha colpito così tanto che, finito la visione, ho scritto all'attore dicendogli guarda, sono emozionato per questo personaggio bellissimo che hai creato, e farò la recensione nel mio piccolo blog appena possibile, poi gliela condividerò. E lui mi ha risposto grazie con le manine congiunte con l'icona, e questo mi ha fatto molto piacere, perché mi fa piacere perché in realtà gli attori stranieri, soprattutto europei, rispondono, sono persone molto umili. Sono molto belli anche i cani, come recitano. Mi sono seguito anche un po' di backstage che c'è dentro a questa edizione qua, interviste backstage, soprattutto riguardo al lavoro dei cani, che è stato un lavoro chiaramente molto rispettoso di tutte le... sono cani addestrati,
di tutte le esigenze di tutti, e nonostante ciò, comunque mi sono reso conto di quanto sia ancora molto difficile fare un film con gli animali veri. E apprezzo molto che sia un film fatto con animali veri. E il film, secondo me, è più bello perché l'attore sviluppa un rapporto con gli animali veri, no? Con gli animali chiaramente in 3D, in CGI non puoi sviluppare un rapporto. E secondo me un po' si sente questa cosa. Si sente la loro presenza dentro al film, la presenza di animali veri. Bel film anche a livello di regia, così ci sono belle immagini, diventa anche molto action a un certo punto. Io mi sono visto di fronte un eroe per cui io faccio il tifo, molto più che Capitan America e Iron Man e tutti questi personaggi indistruttibili, con mille superpoteri. Qua è qualcosa di più semplice e più umano. Il suo è un potere che nasce da un grande dolore. Ve lo consiglio tantissimo. Questo è un po' tutto, perché poi non voglio spoilerare, entrare nei dettagli. Da vedere assolutamente in lingua originale questo film.